Epic Games, ma la Epic Games, ma che cavolo ha in quella sua testolina? Ma perché hanno rimosso il pompa? Ma sono stupidi! Ma non potevano rimuovere il tattico che fa mille volte più schifo? Queste sono alcune delle cose che ho letto nei commenti riguardanti la season 9 e riguardante al fatto che il pompa sia stato rimosso da Fortnite. Nello scorso video avevo parlato del fatto che è stato rimosso, degli altri cambiamenti che sono venuti all'interno del gioco, ma non avevo parlato di quello che effettivamente penso io riguardante a tutta questa faccenda. Quindi in questo video vi spiegherò che cosa ne penso io del fatto che il pompa sia stato rimosso. E vi ricordo che i veri connessionati puri che hanno una connessione potentissima sono iscritti al canale e hanno attivato la campanella. E nello shop di oggi, dove chiaramente si utilizza il codice OctiPFI, c'è il bombardiere d'assalto che lo shoppo istantanea subito perché mi piace troppo. E vi ricordo che se shoppate qualcosa mandatemi la foto su Instagram che poi vi retaggo. Allora, questo è il nostro bombardiere oscuro che appena l'avevo visto liccato avevo detto questo me lo prendo instant. Infatti vedete che ho questa conformazione da soldato, diciamo, quindi bombardiere, le asce soldatesche, il grosso calibro, sempre centro e poi balistica. Invece la mimetica uso questo perché quella della RAF non mi piace più di tanto. Via il cappello, fuori l'uccello e si va in partita. Dai, comunque la prima cosa da capire è quello che ne pensate voi. Quindi vorrei che comunque magari mettete in pausa il video e prima di ascoltare qualsiasi cosa mi dite quello che ne pensate voi prima di tutto. E magari rispondete al sondaggio nelle schede. Che cosa ne penso io del fatto che il pompa sia stato rimosso? È stata una cosa buona oppure no? Secondo me è stata una cosa buonissima. Boo, dislike, bro. Adesso chiudo il video, bene, benissimo. Chiudete il video quelli che non vogliono neanche ascoltare. Secondo me perché è stata una cosa buona. E vabbè, Fortnite è un gioco che deve far divertire. È un gioco che deve far divertire chiunque, sia quelli bravi che quelli scarsi. E chiaramente se andate a notare chi è che si lamenta del fatto che il pompa sia stato rimosso, per la maggior parte è tutta gente forte o gente pro player. E tra l'altro c'è stato anche Ninja che ha fatto proprio un video, e non ho trovato la clip, dove dice che... Che figata sto deltaplano, che figata. Però fa un rumore assurdo, quindi non parlo. C'è Ninja che ha fatto proprio un pezzo di live dove si lamenta del fatto che i pro player si lamentino sempre di tutto. Che l'Epic Games fa le cose belle e i pro player se ne lamentino. E Ninja c'ha ragione, diamine, c'ha ragione. Perché non è possibile che solo i pro player si lamentino del fatto che il pompa sia stato rimosso. E secondo me invece hanno fatto bene a rimuoverlo. E sapete perché? Perché il pompa ormai era un'arma essenziale. Tu non potevi andare in giro se non avevi il pompa. Potevi anche fare a meno delle altre armi, ma il pompa era l'arma che dovevi avere. E questa è una roba sbagliata, secondo me, perché non dà la possibilità di avere vari inventari. Cioè non ti dà la possibilità di avere magari qualcosa di diverso. Perché adesso com'è il gioco? Il gioco è bilanciatissimo, secondo me, in questo momento. La Tommy Gun è forte, certo, ma non è che è fortissima tanto che devi per forza usarla. È una tua scelta. Uno può preferire la Tommy Gun e l'altro può preferire la mitraglietta. Ognuno sceglie quello che vuole. Anche per il fucile d'assalto, diciamo, principale, non è che lo Scaracca è il più forte, assolutamente no. Io per esempio preferisco al posto dello Scaracca dorato il fucile da fanteria, ma tantissimo, ma anche rispetto alla R preferisco il fucile da fanteria. Capite? Adesso nel gioco si può scegliere quello che vuoi portare con te. E no, qualsiasi scelta tu faccia è una scelta bilanciata insieme alle altre. Perché se tu prima non volevi prendere il pompa pesante ma volevi prendere il tattico, Ti asfaltavano, cioè ti distruggevano. Invece adesso il gioco è più bilanciato, perché tu puoi decidere di prendere o il pompa nuovo o il tattico. Io per esempio preferisco il tattico perché mi sembra molto più forte in questo periodo rispetto all'altro pompa. Saranno scelte, a me piace di più. Ma un tempo questa... Shit. Perché non me la fa mettere? Perché non mi ha fatto mettere la trappola? Perché non mi ha fatto mettere la trappola? Boh, vabbè. Il gioco almeno adesso ti dà la possibilità di scegliere quello che vuoi. Vuoi usare la K, vuoi usare il fanteria o vuoi usare lo Scaracca o la R. Oppure vuoi usare il pompa nuovo o il pompa tattico. Vuoi usare la mitraglietta o la Thompson. Qualsiasi scelta tu faccia sarà sempre una scelta bilanciata ed equilibrata. Non sarà un'arma che sarà veramente più forte che devi per forza prendere quella. Ma soprattutto un altro motivo per cui mi piace il fatto che abbiano tolto quel pompa lì, e in generale il pompa del non, cioè tutti, non solo quello grosso, ma in generale tutti, è che ti one shottavano. Cioè
tu non puoi avere un'arma che ti one shotta, che fa 200 di danno così in un colpo. Ok, ci sta l'headshot col cecchino, è giusto, il cecchino in generale è un'arma che deve one shottare, secondo me, ok, correttissimo. Ma non è possibile che tu hai un'arma, boia, non è possibile che tu atterri e trovi l'arma che già one shotta fin da subito. Non è possibile. Cioè, io giro, bam, pompa del nonno blu, uno gira l'angolo, non ha neanche... Non può fare nulla contro di me, perché lo one shotto. Basta che gli faccio un headshot e lo one shotto. E voi dite, eh sì, vabbè, fagli headshot. Dai, dai, lo sapevamo benissimo che succedeva più volte che non fare headshot col pompa. Non è difficile per nulla. Lo sapevamo tutti che fare l'headshot col pompa era una cosa stupida e facilissima. Io sono proprio contento che l'abbiano rimosso. Io sono proprio contento. Sono proprio contento perché mi sono stufato di vedere sempre i soliti gameplay, sempre i soliti pro player che fanno le buildature e tutte quelle robe lì. Boh, cioè io non lo reputavo divertente che dovevo per forza avere quel pompa, altrimenti avevo perso, perché l'altro non era abbastanza forte. Cioè, non è corretta una roba del genere. L'Epic Games ha fatto una roba buonissima, buonissima. Ecco, io per esempio adesso posso scegliere, voglio questa o voglio il Thompson? Io voglio il Thompson, chiaramente, ma almeno posso scegliere. Rendetevi conto di quanto più figo è il gioco adesso. Cioè, ditemi la verità, pensateci bene. Quanto era divertente quando adesso io giravo questa collina e un tipo mi headshottava col pompa e mi faceva 200 danno senza che io neanche potessi buildare. Quanto divertente era. Adesso che non c'è il one shot, almeno che non usi il cecchino, ma ripeto, il cecchino mi pare giusto che one shotti, mi pare più che giusto. Cioè, quanto bello è. Ma quanto bello è. Ognuno la pensa come vuole, ma secondo me veramente questo aggiornamento è tra i più fighi che abbiano mai fatto, tra i più giusti che abbiano mai fatto, ma veramente. Cioè, guardate, almeno lui ha il tempo di girarsi, di buildare, ha il tempo di fare qualcosa. Poi, chiaramente, io l'ho asfaltato, ma perché io sono un pro player di questo gioco. Ok? Però ho avuto il tempo di fare le robe. Per esempio, tra l'altro, un'altra arma che spero che tolgano abbastanza in fretta è la Deagle. Cioè, ormai è tanto tempo, ma magari anche il fucile da caccia, ormai è tanto tempo che sono in giro. Sarebbe bello vedere qualcosa di nuovo. Anche perché, diciamocelo, la Deagle è diventata meno utilizzata da quando fu nerfata. Cioè, la Deagle è una di quelle armi che o la nerfi e quindi diventa inutilizzabile, o la potenzi e quindi diventa OP. Io vi dico solo una cosa. Immaginatevi Fortnite, ma dove solo determinate armi sono OP che devi per forza utilizzarle, altrimenti non vinci. Cioè, della serie che sono così forti che se ti trovi l'altro che le ha, tu hai perso. Che senso ha allora? Cioè, allora perché giocare con tante armi a sto punto? Giochiamo con l'inventario su Fortnite, nel senso che già da inizio partita abbiamo tutte le armi buone. No, non ha senso, cioè non funziona così. Grande, grande. Ma che cavolo ho fatto? Ma che cavolo ho fatto? Ho tirato fuori la Deagle per sparargli al posto del Thompson, ci sta? Oh, Merry Christmas!
Ma Merry Christmas proprio. Per esempio, in questo momento io non voglio la R, io voglio questa. Questa mi sembra più forte della R a me, o dello scaracca in generale. Cioè, mi sembra molto più forte, quindi chiaramente voglio quello. Ma perlomeno ho la possibilità di scegliere cosa che prima non avevo.